Ciao ragazze, allora nuovo video, questo sarà il video dedicato alla nuova collezione di make-up Sien che si può trovare proprio in queste settimane da Lidl. È stata ideata, secondo il mio parere, per queste feste natalizie, infatti oltre che dal packaging di tutti i prodotti che richiama un po' il nero dorato, come vedrete anche fra pochissimo, devo dirvi che la maggior parte appunto dei pezzi che compongono questa collezione sono pieni perme di brillantezza e con colori per lo più natalizi e, o comunque invernali e autunnali. Ci tengo a precisare una cosa, che molti prodotti di questa collezione sono stati riproposti, nel senso che qui sul canale già trovate un video riguardo la collezione Million Sparkles, ma del 2016, quindi quella, per capirci, del Natale dello scorso anno. Come vi dicevo, alcuni pezzi di make-up li sono identici, mentre altre cose, come ad esempio il blush, che sono stata contentissima di aver trovato e di aver acquistato perché ha un inci ottimo, è la prima volta che appunto lo possiamo trovare tra i prodotti Sien. Come potete immaginare, non è una collezione che si troverà fra tutti i cosmetici, ma è una limited edition, quindi la troviamo fra i prodotti che andranno fino ad esaurimento scorte. Comunque iniziamo subito. La collezione si compone in primis di due mascara. Il primo è il volume mascara Extreme Lashes e il secondo è l'All-in-One Lash Buster, mascara volume, lunghezza e incurvatura. Ragazze, entrambi, sono sincera, non hanno un buon inci, quindi sinceramente ho deciso di non acquistarli, volendo provare naturalmente di questa collezione assolutamente altre cose che mi attiravano molto molto di più. Comunque il volume mascara Extreme Lashes è molto molto simile a questo mascara qui, che mi sembra di aver trovato in un'altra limited edition, e questo invece si chiama semplicemente mascara volume by Sien. Parliamo poi dei prodotti labbra. Iniziamo con i lip gloss. Abbiamo 4 nuovi lip gloss e sono i numeri 41 Little Red Kiss, che ha un colore rosso, 42 Gloss Apricot, che è un colore più diciamo rosa perlato, il numero 43 Dolce Vino, che è un rosa più nude, più sul marrone, ed infine il numero 44 Stardust, che è molto molto natalizio in quanto è un oro con perlescenze marroni. Abbiamo poi 8 nuovi balsami labbra o comunque lip butter e burro cacao colorati. Purtroppo né i lip gloss di prima e neanche questi lip butter hanno un buon inci, anzi devo dirvi che quello dei lip butter è molto molto migliore rispetto a quello dei lucida labbra, quindi se devo scegliere fra i due assolutamente vi consiglio di provare almeno un lip butter. Io non li amo personalmente perché ho notato che molti colori tendono a essere poco pigmentati, i colori più chiari sono quasi nude, mentre quelli più scuri ho visto che lasciano un po' più di colore. Comunque sono i numeri 12 Kiss Pink, che è un rosa, 13 Cosmopolitan, che è un bellissimo rosso, numero 14 Cappuccino Sparkling, numero 15 Nude Dress, numero 16, dimmi, tanto questo non lo taglio, ti lascio, numero 17 Kiss Blueberry, 18 Dolce Vita, che è uno dei più scuri, e numero 19 Kiss Kiss. Naturalmente il packaging sia dei lip gloss che dei lip butter è molto diverso rispetto a quello di qualsiasi altra collezione in limited edition Sien, in quanto, come potete vedere anche dai rossetti, ha tutte le rifiniture color oro molto molto carine. Ma visto che ci siamo, parliamo proprio dei rossetti. Sono totalmente 4, il numero 44 Juice Apricot, numero 45 Gently Movie, numero 43 Raspberry Kiss e numero 46 Iconic Bordeaux. Io ho deciso di acquistarne due, che sono praticamente quelli che a primo acchito mi hanno attirato maggiormente, e sono i numeri 44 Juice Apricot e numero 46 Iconic Bordeaux. Come vedete sono due colorazioni
colorazioni molto molto diversi. Partiamo dal numero 44, Juiced Apricot, che è praticamente, come potete vedere, un color salmone, che non è però matte, in quanto ha dentro delle micro perlescenze dorate. Questo è lo swatch, sono due passate. Devo dirvi che il colore è molto particolare, secondo me adatto soprattutto a make-up occhi più caldi, ma allo stesso tempo è molto molto carino. Diverso infatti è il discorso per il numero 46 Iconic Bordeaux, che non ha alcuna perlescenza, è semplicemente un bordeaux molto molto scuro. Vi faccio lo swatch così vedete anche le differenze. Vedete, è molto molto più scuro e a primo acchito anche molto pigmentato. Devo dirvi che fra i due adoro il bordeaux, perché è un colore che soprattutto d'inverno utilizzo moltissimo. Questi lipstick devo dirvi che li trovo molto simili, se non identici, ai classici lipstick Sien. Hanno una durata non troppo elevata, infatti su di me stanno su massimo una due ore circa. Infatti a me piace utilizzarli soprattutto per tutti i giorni, quando comunque non ho grandi pretese appunto per sulle labbra. Ma la cosa bella è che sono molto idratanti, che non seccano le labbra e hanno assolutamente buoni ingredienti. Sono a base di olio di ricino, quindi comunque non troviamo siliconi, petrolati eccetera. Come prodotto lo posso definirlo abbastanza cremoso, fatemi sapere anche voi quale dei due vi incuriosisce maggiormente. Ma la novità di quest'anno è che subito, appena l'ho vista anche tra le anteprime, sono stata super contenta, è senza dubbio questa, ossia il blush. Abbiamo infatti per questa collezione due nuovi blush limited edition, e sono il numero 03 Sweet Harmony e il numero 04 Magic Moment. Ho scelto di acquistare questo qui, ossia il numero 04 Magic Moment, perché ho notato che il numero 03 è molto più chiaro e su di me mi piace che il blush si veda, perché comunque avendo già la pelle chiara, se non metto qualcosa di più pigmentato, scuro, tende sempre un pochettino a perdersi. Questo è il colore, devo dirvi che già l'ho utilizzato abbastanza, è un colore rosa mauve molto molto carino. Si vede che c'è, nel senso che comunque è molto pigmentato, e devo dirvi che si sfuma anche molto facilmente, anche se tende un pochettino, forse riuscite anche a percepirlo da qui, ad essere abbastanza polveroso, ma comunque, cioè, per un blush che viene 1,79 euro, devo dirvi che è ottimo. Ha un buon inci in quanto è a base di talco e mica, e come per i rossetti non contiene siliconi e petrolati. Come formulazione la vedo molto simile a quella della Terra e della famosissima cipria di Sien, che io adoro, e mi sembra appunto quella consistenza, ma naturalmente ha una scrivenza pazzesca. Il blush contiene 4,5 grammi di prodotto e ha un PAO di 12 mesi. Ragazze, se lo trovate ancora, io vi consiglio di prenderlo. Voglio solo fare una precisazione: da quello che ho capito e anche vedendo appunto nell'espositore, tutti i prodotti dovrebbero avere un prezzo di 1,79 euro l'uno, quindi anche molto economici. Ho trovato poi il liquid concealer. Naturalmente, ragazze, non ho acquistato questo prodotto perché, come potete immaginare, non ha assolutamente un buon inci. Passiamo agli smalti, che sono totalmente 8. Tra questi ne abbiamo ben 7 colorati ed uno invece è il top coat. Per farvi capire, è questo qui, ossia lo smalto trasparente, sempre di Sien, che può essere utilizzato sia prima di applicare lo smalto, quindi come base, che come top coat per sigillarlo. Tra tutti i 7 smalti colorati invece possiamo trovare tantissime nuance, dai rossi ai viola, ai nude, ai color oro, marrone eccetera. Io ho scelto di acquistarne 2, che come vedete anche questi hanno tutte le rifiniture color oro. Sono il Dancing Queen, come potete vedere anche voi è un viola con dei micro glitterini all'interno, e naturalmente anche gli smalti Sien hanno un buon inci.
Il secondo è poi Lucky Red, che è questo proprio rosso natale, per questo proprio ho deciso di prenderlo, è abbastanza scuro e mi è piaciuto tantissimo, forse questo rosso anche di più del Dancing Queen, ossia del viola. Devo dirvi che la collezione natalizia di quest'anno mi è piaciuta molto molto di più rispetto allo scorso anno, in primis per la presenza del blush che sto utilizzando con piacere in questi giorni e mi sto trovando davvero molto molto bene, e in seconda battuta perché sono stati riproposti secondo me i prodotti migliori. Spero comunque che il video vi sia piaciuto, io vi mando un bacio grande. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e di lasciarmi un bel pollice in su di supporto. Fatemi anche sapere cosa avete acquistato voi di questa collezione e se vi è piaciuta, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!